Sant'Angelo d'Acri, l'apostolo del Mezzogiorno. Quella di Fra Angelo al secolo Luca Antonio Falcone è una vocazione sofferta. A 19 anni prende il saio, ma pochi mesi dopo se ne torna a casa perché gli sembra di sentirsi chiamato a formare una famiglia. Poi si pente e torna in convento per deporre di nuovo il saio, perché non si sente all'altezza della vocazione religiosa. Cerca con fatica la sua strada questo giovane, nato ad Acri, Cosenza, il 19 ottobre 1669, da una famiglia religiosissima e di saldi principi, probabilmente contrastato anche da colui che in seguito egli avrebbe sempre combattuto, il diavolo. Infine, torna di nuovo in convento e questa volta entra nei Cappuccini per sempre. Viene ordinato prete nel 1700 e presto lo soprannominano Angelo della Pace e Apostolo del Mezzogiorno. Infatti, sulle sue spalle vengono a ricadere i pesanti e gravosi incarichi che il suo ordine gli affida. Il suo compito principale è quello della predicazione. Predica per quasi 40 anni. All'inizio lo fa secondo l'uso del tempo, cioè con l'ampollosità e retorica. Famosa è la predica barocca, preparata con tanta cura, che egli impara a memoria prima di salire sul pulpito. Appena vi giunge, però, perde subito il filo del discorso e fa sena muta. Allora cambia stile, impara a parlare in modo popolare e semplice per farsi capire anche dai semplici, che si convertono in massa, tanto che quando predica nelle case non ci restano manco i gatti. Nelle case non restavano neanche i gatti. Alla predicazione affianca lunghe ore dal confessionale, consapevole che il predicatore che non attende al confessionale è simile al seminatore che non provvede alla mietitura. Egli non si stancava mai di ascoltare i peccatori e di donare loro la misericordia di Dio, perché era convinto che con la misericordia gli sarebbe stato più facile ricondurre alla grazia di Dio i peccatori che si inginocchiavano al suo confessionale. Il demonio comprende bene quale danno può fargli un simile predicatore e inizia a tormentarlo. Padre Angelo intraprende una lunga lotta contro il maligno, ricevendone in cambio tentazioni e botte. Si ritrova con la testa fracassata, il corpo flagellato, le gambe sanguinanti, dopo aver sostenuto battaglie contro il demonio che lo chiama straccione e ladro perché gli porta via le anime che già credeva sue per sempre. Contro il demonio egli usa l'arma della preghiera e della penitenza e sfodera anche quella dell'umorismo. Il 30 ottobre 1739, fisicamente sfinito dalle fatiche apostoliche, se ne vola in cielo. A lode di Dio.